Ciao a tutti e a tutti, io sono Amelia, una dottoranda al primo anno in astronomia qui all'Università di Padova e per la giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza sarò felice di rispondere ad alcune delle vostre domande, come ad esempio, cosa fa nella pratica un'astrofisica o un ricercatore? In cosa consiste il loro lavoro? Beh, non c'è una risposta unica a questa domanda. Basti pensare che sì, l'astronomo si occupa in generale dell'analisi della luce degli oggetti e delle sorgenti celesti, ma in base alla lunghezza d'onda di questa luce si possono avere tipi di lavoro completamente diversi. Così un astronomo ottico avrà dei programmi e utilizzerà dei software differenti da quelli di un radioastronomo. E anche il tipo di osservazione che compirà attraverso il telescopio sarà completamente differente. Le osservazioni di solito vengono portate avanti dagli astronomi osservativi, che appunto si occupano della presa dati e dell'analisi, per poi arrivare alla conclusione tramite la scrittura di un paper. Invece l'astronomo teorico è colui che si occupa dei modelli, che li crea tramite le simulazioni, quindi attraverso l'utilizzo di codici scritti in diversi linguaggi di programmazione, per ottenere poi delle realtà da poter confrontare con i dati osservativi e quindi in tal senso smentire o confermare una determinata teoria. In generale, tutti quanti abbiamo l'obbligo morale di informarci tutti i giorni sui nuovi articoli che escono in letteratura, così da poterne trovare spunto e da poter rimanere sempre aggiornati sulle nuove teorie che vengono pubblicate. Lo scopo principale è comunque quello di portare avanti il proprio lavoro, che sia tramite l'analisi di dati, che sia tramite le simulazioni. Ma in tutti i sensi è quello di partire con un'idea e cercare di avere la realizzazione di questa tramite lo studio e l'analisi dei dati che si hanno a disposizione.